Ma hey, ben ritrovati da AndreaLink91 su Yo-Kai Watch Jam, Yo-Kai Academy Y. Un titolo più lungo non poteva esistere, quindi che bisogna fare oggi? A dire il vero non lo so, ma penso che dobbiamo parlare con Kyuubi Ryusuke. Che bel nome, Kyuubi Ryusuke, proprio c'è tutto in questo nome. Ma in ogni modo noi siamo dei tuoi coetanei, più o meno? Andiamo alla stessa scuola, credo. Sì, la divisa è praticamente uguale. Allora, Kyuubi Ryusuke, tu ci devi aiutare a fare qualcosa. Ovviamente lui è super charming, perché Kyuubi, chi è che non conosce Kyuubi? Però su di lei non fa effetto la sua... il suo charm. Però comunque sia, lei fa finta, perché dice dobbiamo in qualche modo attirarlo e portarlo dalla nostra parte per collaborare. Mi piacerebbe se ci fosse stato Velenotto al posto di Leo Fuoco, perché c'è Velenotto, c'è la sua forma, ma aspetta, ma anche lui è posseduto da un orrio. Attenzione, dicevo, c'è la forma umana di Velenotto, però il nome non lo ricordo, è un po' particolare. Si sta arrabbiando, attenzione, combattiamo. Ah, aspetta, ma ha un YSP watch, ma è tutto nero, bello. Cos'è quello? Ninetail. Ninetail. Però è carino, dai. Oddio, sembra un po' Adrian, eh? Un pochino quella maschera. Però è carino, dai, ci sta. Si vuole combattere, giustamente. Siamo carichi noi con l'orio? Ninetail. Bosu Badoru. Mid boss battle. Non siamo carichi, ovviamente. Tipo, potevamo essere carichi noi? Sì, lo siamo. Mi sta massacrando di botte mentre mi trasformavo, ovviamente. Ti pareva? Io non ho usato l'attacco X, però me lo conta come usato. Io sono allibito. Davvero, non sto scherzando, raga, eh. È molto strano. Io non capisco che problemi ci siano. Cavoli, però, chi è che è andato KO? Ah, lei, Fubuki. Andiamo. Oddio, allora, ci stiamo dando dentro, più vicina, perché mi sono accorto che nello scorso episodio, mentre stavo editando poco fa, che cavolo... Ma... che gli è preso? Ah, ok, finito, bene. Lo raggiungiamo, perfetto. Andato. Chi è stato? Ah, Shishio, bravo. Perfetto, ho preso un po' di danni, Dico, mi avvicino l'immagine perché ho visto che stavo così a giocare nella scorsa partita ed era proprio pessima l'inquadratura. Così è un pochino più vicina. Ah, siamo stati ricaricati. Quindi ora che succede? Sì, voi parlate, intanto io mi faccio un giretto qui intorno. A posto, è finita. È ovvio che adesso accetti di aiutarci, visto che l'abbiamo sconfitto in battaglia. Ah! Guarda un po'. Quindi anche lui entrerà a far parte degli YSP? I corpi speciali di ricerca, noi siamo. Un altro giorno nel corpo di ricerca! Oh, sì, ora ricordo! Mi sembra che ci sia anche nel primo Yo-Kai Watch. Tutti quanti i bambini. Non ricordo se era tipo una maledizione di Kyuubi, ma nel primo Yo-Kai Watch nell'anime, a un certo punto c'era una scena dove tutti quanti diventano bambini e Leo Fuoco era troppo carinissimo. Però gli altri potevano anche evitare, perché alcuni erano davvero orrendi. Praticamente lei ha avuto un effetto di fascino su Jinpei e su Ryusuke. Ci sta. Ora, se non vado troppo errato, dovrebbe esserci una boss battle interessante in questo episodio. Non so se è proprio questo. Sì, forse è proprio questo.
Comunque sia, non vado troppo avanti perché alcune cose le so, ma altre no. Alcune cose però vengono tratte anche dall'anime. Quindi se vedete l'anime sapete quello che è successo. L'anime si può vedere cercando le parole chiave e su siti esterni, come ad esempio. C'era anche su Level 5, ha caricato l'anime sul canale, ma l'ho cercato ieri e non c'era più nulla. Perché volevo, dico, vabbè, ma me lo vedo qualcosina, perché è abbastanza interessante. Il gioco mi sta piacendo, quindi dico, magari l'anime pure è carino. Vidi un episodio davvero diverso tempo fa. Abbiamo delle missioni chiave giornaliere. Ah, attenzione! Queste sono wide drop e sono tre. Ne abbiamo prese tre. Le wide drop servono anche per fare amicizia con alcuni ragazzi nella mappa di gioco. E ieri ne ho trovati alcuni di ragazzi che vogliono le wide drop, ma sono davvero rare e alcune servono per comprare oggetti anche, ho visto. Io credo che comunque sia questo gioco, se vedrà una release italiana fra un paio d'anni, perché se... allora, potrebbero esserci... io ho una certa... ho un certo pensiero. Ci sono diverse scuole di pensiero per quanto riguarda le uscite dei videogiochi. Per come la vedo io, dopo 2 anni dal Giappone è uscito anche Snack World, quindi è uscito 2 anni dopo la release giapponese per Switch. Però inizialmente il gioco era uscito anche per 3DS e da noi per 3DS non è mai uscito. Quindi è possibile che... a Tennis Play, ok. È possibile che l'abbiano fatto uscire così presto perché non l'abbiamo mai avuto per 3DS? Potrebbe anche essere. Tutto è possibile con Level 5. Quindi potrebbe anche darsi che però è uscito giusto perché doveva uscire. E quindi magari fra 2 anni avremo Yo-Kai Watch 4. O meglio, prossimo anno avremo Yo-Kai Watch 4. E fra 2 anni questo Yo-Kai Watch. Non lo so. Oh mamma mia. Non lo so ragazzi, sono solo speculazioni. Quello che penso io è che fra ogni 2 anni, finalmente, invece che 3, potremmo avere nuovi giochi Level 5. Ma quello che dovrebbero fare è staccarsi dal metodo che usano di 20 anni fa e cominciare a localizzare giochi nelle varie lingue. Cavolo. Switch, ragazzi, sta vendendo unità ogni giorno. Milioni e milioni di unità vendute in pochissimo tempo dal lancio. Sì, però... però scusami, non è per dire nulla, però anche tu... voglio dire, va bene che magari gli studi Level 5 non sono poi così grandi e che lavorano i progetti col tempo che hanno, va benissimo. Però assumete 5 italiani, 5 americani, 5 inglesi, 5 tedeschi, quello che vi pare. Assumete 25-30 persone che vi traducono i giochi in tutte le lingue. Li assumete freelancer. Ovvero, una volta che hanno finito il lavoro, tutti quanti a casa. Yo-Kai Watch è un prodotto che comunque sia stava andando forte. A fine 2016 ha iniziato a fare davvero grandi numeri in Italia e purtroppo l'hanno sfruttato malissimo quelli di Level 5 nel mercato italiano. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma è stato sfruttato malissimo il prodotto. Aveva delle grosse potenzialità. Infatti, che hanno fatto? Hanno fatto uscire 2 Yo-Kai Watch in brevissimo tempo, ovvero Blasters a settembre, e a dicembre hanno fatto uscire il 3. Non lo so, si è attivata da sola. Diciamo che hanno un po' spinto le uscite proprio per chiudere il ciclo vitale del 3DS, che oramai è finita, ragazzi. 3DS, a meno che non ci siano case indipendenti che continuano a portare giochi perché hanno le risorse e sanno come farlo. Allora, adesso con lei possiamo craftare gli oggetti, sì, infatti ha l'abilità crafting, ok, mi piace. E quindi, giusto per finire il discorso, Limited Run, per esempio, ha le risorse per fare delle cartucce a mo' di gioco pubblicato dalla Software House. Allora, o è una corda, che non credo sia una corda, o è un rame. Quindi ci sono queste case produttrici indipendenti che fanno le custodie per i giochi e anche la schedina. Però, essendo Level 5, per esempio, una Zoom Eleven è di Level 5, non possono farlo.
dovrebbero comprare i diritti e comunque sia Level 5 non lo farebbe, non glielo permetterebbe perché dovrebbero essere loro a pubblicare il gioco alla fine. Insomma, è molto complicato questo aspetto e niente, 3DS oramai è finito, raga. Giochi third party importanti non esistono, non li fanno più. E adesso noi torniamo al dormitorio e possiamo iniziare un po' di crafting. Quindi, non dovrebbe prendere troppo tempo e dovremmo riuscire a combattere contro uno dei boss in tempi ragionevoli. Ah, ecco. Vabbè, ragazzi, sta mappa è fatta malissimo. Ah, questa quindi è la stanza di Fubuki. Ah, medal resign. Ah, ricicliamo le medaglie? Che cosa? Dunque, le ricicliamo e riceviamo dei chip? Ok. Capisco. Qui abbiamo anche delle altre cosucce. Questo però ha degli effetti particolari, credo. Vabbè, riciclo quelle più deboli, poi equipaggio quelle più forti. Prendiamo di qualcosa. Ah, materiali riciclando le medaglie. Vabbè, interessante la meccanica del riciclo. E creiamo allora. Creiamo qualcosa. Questi possiamo potenziarli? Ci vuole della carne per potenziarli. E 90 monete. Per craftare questo dobbiamo avere della carne e... Ma perché? Io ragazzi qui mi sa che ci perderò un bel po' di tempo per conto mio perché... Vabbè sì, basta craftare. Cosa devo fare ancora? Necopanci. Ah, ecco, necopanci. Dunque, per andarmene devo fare questi, necopanci. Ok, perfetto. Cioè, pugno del gatto. Ottimo. Buono. Perfetto. E cosa devo fare? A questo punto dobbiamo tornare a scuola. Io mi sono accorto solo ora che posso leggere quello che c'è scritto in alto, quindi quello che devo fare. Perché non l'ho fatto prima? Che poi lo facevo con Inazuma Eleven quando ancora non ero uscito in Italia, quindi... No, mi sono completamente dimenticato di saper leggere il giapponese base proprio, quindi sono ancora più stupido. Abbiamo dato una goccia a questo qui, perché... Retro game. Cosa? Retro game? Ah, gli piacciono i giochi retro? Beh, cavolo, anche a me. Io vorrei fare una stanza solo per i giochi retro. Anche una stanza piccola, più piccola di questa dove appunto registro, che poi era la camera da letto una volta. Giusto con un televisore tubo catodico, qualche console retro che ce li ho. Sarebbe fantastico. Allora, ma no, dobbiamo... Veramente dobbiamo entrare. Quindi non capisco perché ci faccia entrare da là quando poi dobbiamo andare dalla prof. E ha la missione per noi. Però prima, ragazzi, fatemi equipaggiare qualcosina che ho fatto. Allora, a questo punto accettiamo la missione. Ho dato un po' di equipaggiamento a tutti. Ho cambiato le medaglie ad alcuni. Quindi, insomma, sono pronto ad affrontare la prossima missione. Dobbiamo trovare i serpenti, gli Orio, e scoprire da dove vengono. Abbiamo una statua del preside come ricompensa? No? Va bene. Non è che abbia molta scelta, Ma, professoressa, cos'era quello sguardo così serio? Era molto strana. Mataro, che ci segue, per quale ragione? Ma, dove stai? Eccolo! Mazzunna! Sì, però ragazzi, anche voi qualcosina attaccate, Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Aha, Heishin! Kengo Benimaru! Mazzu... vabbè, allora. Scoppiata. Mamma mia. Si è fatta un pochino male. Mentre siamo ancora... Sì, bravo, dammi il like che mi fa molto piacere. Abbiamo... Ma volo. Ma è qui a campo da tennis, vai. Ah ah! Scoppiata anche questa. Cosa? A questo punto dobbiamo dirigerci
qua. Ah, qui sopra. Eh beh, vabbè. Non è proprio che sia proprio bella vista, eh. Attacco preventivo. Ci prendo un po' di botte anch'io, ma non tante. Vieni qui. E scoppi atta. Perfetto. È stato facile sconfiggere gli Onryo di un certo yokai. Ancora non dico il nome perché non vorrei. Hebi Serpenti, sì. Signorina R, abbiamo fatto. Ma a quanto pare Mataro ritiene che quei serpenti siano stati rilasciati da un'entità maligna, ovviamente. E noi giochiamo a fare il detective Conan. Vabbè. Attenzione. Ma sta dicendo che è stata la professoressa Erra a rilasciare quegli Onryo? Davvero? Come puoi esserne così sicuro? Ma un momento! Quella risata ha fatto... Mataku. Praticamente alla fine avete capito. Oh però, che sexy! Va bene! Che cavolo, e quei serpenti sopra che formano un cuore, è troppo bello. Medusa! Non è che è la professoressa proprio essere Medusa. Infatti se avete visto prima c'era una scenetta in cui lei veniva incantata. E la combattiamo così senza perderci in chiacchiere. Ma sono scarico. Vai, posa. Mi sa che fa un attacco strano, eh. Io mi sposterei da lì, raga, eh. Eh sì. Ma che diavolo? Cos'è successo? Però insomma, la stiamo picchiando per benino, eh. Lei è uno dei boss finali nel film. Però comunque non è tanto difficile nel film. La sconfiggono abbastanza in fretta. Vai, Kengo Benimaru, questa la faccio vedere perché comunque sia, non l'ho mostrata più. Grande Kengo! Bella raga. Ci stiamo... Oh, guarda lì, mamma mia! Little Commander! Little Commander quello era. Mamma mia ragazzi, cioè ci sta solo prendendo. Non le sta dando proprio per niente, ci sta solo prendendo. Ed è così che deve essere. Andata. Facile. Quanta roba. Quanta roba per quanto materiale, che bello. Oh, grande. Sì, grazie ragazzi, grazie per averci supportato anche in questa lotta. È bello avere degli spettatori. Komajiro, che dici? Niente, non mi dice nulla. Komajiro! Insomma, buono? Si chiama Togeros. Togros? Togros, sì. È una... E questi se ne vanno, giustamente. Ma, scusa, perché ve ne andate? Ragazzi, è diventata letteralmente una cacca. Allora, faccia lei. Affrontiamola. Ci dà anche la mascherina, perché effettivamente l'odore è un po' quello che è, mi scusi, eh. Poteva curare un po' di più. Se ci fosse Arale sarebbe molto facile la lotta. Perché Arale, vabbè, si sa, no? Quello che riesce a combinare. Poi con le cacche ha esperienza.
le punzecchia sempre con un bastoncino. Ma mi ha dato un bacio? Ma per favore, aiuto! Ma che roba è? Ma ci sono le cacche, evitatele, evitatele! Che cos'è? Ah, era qui, no, non riuscivo a capire che stava facendo. Ok, bene, posa! La vita non è ancora wow, ma che fa? Capisco ora perché Medusa era facile, perché ci stava questa dopo. Cioè, ragazzi, mi ha tolto vita senza toccarmi. Io non so come ha fatto. Però vorrei un attimino ricaricarmi, no? Ah, la colpisco anche a distanza, bene. Attenzione alle cacche che fanno male. Bene, rotola, brava, rotola, rotola. Brava, rotola, rotola. Intanto cerco di ricaricarmi la vita perché mi scende la vita senza motivo. Non capisco per quali ragioni mi scenda. Vai. È uscita. Oh! Bravo. No, filo trasformazione. Ci vorrà un po'. Non so se faccio più male così o in quell'altra maniera. Comunque sia. Ah, ok, ora sono di nuovo carico con la vita. Ottimo. Ah, mi sono levato in tempo. Vai. Oh, no, 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 no. Cavolo. Allora, mi ha solo... Ah, no, ho aumentato vero... Tutto quanto ho aumentato, quindi a cosa... Quella cacca cosa mi ha fatto allora? Kenshin! Trasformazione! Kengo Benimaru! Mamma mia, raga. Aiuto! Sì, l'ho preso in pieno proprio, eh. Oh, non è per dirlo, ma... Torna qui, torna qui. Koma-san, ci servi! Ci servi, Koma-san. Tu sei un alleato prezioso. Mi ha preso non so come, però intanto io recupero un po' di salute. Ah no, la faccio recuperare agli alleati. E allora che qualche alleato la faccia recuperare a me. No, allora no, scusami, eh. Ma che caspiterina è? Ma vabbè, però. Non c'è più nessuno? E dai! Allora, ci riprovo. Non ho capito però come assegnare un altro tipo di cibo al personaggio. Non so se sono tutti quanti bloccati su un cibo predefinito per qualche ragione. Boh. Ragazzi, ce la sto per fare, non ci credo neanche io.
Oh! Ragazzi, 20 minuti da solo sono stato. Per 20 minuti da solo ho fatto questa lotta. E ce l'ho fatta. L'ho finita. L'ho finita, ragazzi, tutto quanto da solo. Oh. Wow. Naturalmente la metterò tutta quanta nel video, super velocizzata, perché voglio farvela vedere. Ci sono punti in cui ho scappato, che aspettavo che si ricaricasse la trasformazione. Altri punti dove ho combattuto seriamente. Wow. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Montenegro. Voglio il vero. O qualsiasi cosa dica. Final Weapon. Cosa? Nani? Attenzione, sta cascando una meteora! Questo segnerà la vostra fine. Nessuno può contrastarmi! Ah sì? Adesso ti faccio vedere io. No, non è vero. È morta. Professoressa! È tornata la prof. Ma quel meteorite che facciamo? È quello che Mator ha visto nella sua visione. Guardate, che succede? Ragazzi, Meteogon è arrivato sulla Terra. Quindi era quella l'arma finale di Medusa, ma... Com'è possibile? C'è solo una possibilità. E qual è? Gakuga Wai Build One. No, Build On, scusatemi. Gakuga Wai. Vai! Ma ci vanno loro! Che cos'è? Power Ranger! Go go Power Ranger! No, questi sono YSP! Go go YSP! Ma dobbiamo combattere! No! Ma no, volevo farlo in un altro video! Ah! Abbiamo due attacchi. Abbiamo Y che è il pugno e X che è il calcio. Flying G Kick, ok, va benissimo. E poi abbiamo ZR che servono per la guardia, al ZR. Va bene. Dobbiamo, se andiamo KO due volte perdiamo. Va benissimo. Quindi che facciamo? Ah, ok. Quindi con ZL lo scudo, sì, ce lo fa proprio anche vedere. Sì, ma quanto continuo? Nulla, finito? Ok, da così. R. Ma io ho premuto ZL, solo che... Ma ho fatto pipì! Ragazzi, ho fatto pipì praticamente. Ma ha lanciato l'alabarda... Ecco che arriva. Oppla, oppla. Aia, aia. Vai, spada! Che in realtà la spada non è proprio questa, la prende da un'altra parte la spada. Piscia! Ah, KO! Ah, è stata piuttosto semplice! Ah, erano due, giusto?
Vai! E... alabarda spaziale! Mamma mia, ragazzi, che figata. Sciabolata! Ho detto sciabolata, aia! Perfetto, eccolo. Ma quello era Hulk Smash. Pisciatina! Si può dire pisciatina su YouTube? E ho premuto O. Cavoli, e para! Eccola, vai. A posto, vai. Ah, spadata e... schizzetto! Vai, Y! No, però abbiamo sconfitto. Quello che volevo fare era il Kinnikku Drive, che anche nell'anime lo fa sul film, solo che lo censurano perché ovviamente non potevano dire Kinnikku Drive. Però dai, che figata. Ha fatto fare questo, il pugno propulsore. Quindi penso che il Kinnikku Drive fosse tipo una cosa giusto per far ridere nel film. La cosa interessante però è che ci saranno altre battaglie col robottone, quindi forse vedremo in azione Kinnikku Drive. Che tra l'altro dovrebbe esserci perché l'hanno ribattezzato, quindi non vedo perché non metterlo. Ah, professore, preside. Sì, era un professore prima di diventare un preside, ovvio. Ah, una medaglia? La medaglia di Medusa! Possiamo chiamarla in battaglia? È strano. Forse è uno di quegli yokai tipo leggendari. Che qui si chiamano Onryo. Ah, Emma! Tamago? E l'uovo? Onryo no Tamago. L'Onryo dell'uovo. Onryo no Tamago. Quindi è lui che praticamente ha fatto tutto quanto questo schifo? È putrefatto. No! Ci è intrappolato! Ma Mataro è l'unico che è libero. Ah, non capisce perché non riesce a vedere. Giusto. Lei si è innamorata di Jinbei, ovviamente. Dai, salvala, salvala! Mando avanti un pochino veloce perché tanto i dialoghi ho detto che non li leggo, quindi. Ha detto si scusava perché non riusciva a salvare Emma, no? Ha detto Emma mi dispiace ma non ci riesco. E lui si ricorda di quando col nonno, insomma, dovrebbe essere il nonno questo. Ecco, poi quando è morto appunto... un punto di morte gli fece un discorsino tipo sull'essere coraggiosi, cose così. Ah, sull'essere eroi, ecco. Non ricordo di preciso cosa gli disse, ma... Mataro rimase colpito da quelle parole. È deciso a combattere. Vai, Mataro! Cosa? Come? Come faccio? Con Mataro che non è... non può combattere, Mataro. Devo scappare? Questo mi stai dicendo? Ma è forte Mataro! Ma ci picchia! Che diavolo era? Ragazzi, io non vorrei dire nulla, ma non mi sta facendo nulla. Cioè, sto vincendo di brutto. Probabilmente perché questa parte doveva andare così. Vai, posa, bella! Mission clear. No, non ho letto. Quindi con Mataro noi abbiamo fatto a pugni e abbiamo vinto alla grande. Sì, perché nel film lui sconfigge Tamago, ma vabbè, in una maniera diversa. Comunque bravo, bravo Mataro. Certo, eravamo super baffati e lei super nerfata, ovvio. Ce l'hai fatta, sì. Bravo. Mataro, sei l'eroe. Certo, dopo che noi abbiamo però fatto tutto quanto il resto, sia chiaro, eh. Quindi, suo nome deriva da cipolla, dal kanji della cipolla, Mata. Ah, Mataro adesso può combattere? Da adesso può combattere! Eh sì!
Grande! Ah, il professore! Lui è cattivo! Ah, 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 che ti ridi? Tu sei cattivo, io lo so. Credo, non ne sono sicuro. Bene, termina anche questo episodio dopo la battaglia con il Gakuga Wai. Attivazione! Abbiamo sconfitto Meteogon, ragazzi. E qui finisce il film. Finisce con la sconfitta di Meteogon. E gli eventi che vedete nell'anime si svolgono dopo un mese dalla sconfitta di Meteogon, una cosa del genere. E adesso nel gioco dovrebbero iniziare gli eventi che ci sono anche nell'anime. Quindi, per questo video è tutto. È stato un video piuttosto particolare, la battaglia con Medusa ovviamente un po' l'ho tagliata, un po' l'ho velocizzata, ma insomma è davvero lunga. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram. Inoltre, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!